Allora, tartufo. Vi prego. Se non lo so. O pistacchi. Non mi azzarderei sul tartufo. Sì, bravi. Sì, sì, lasciamolo lì. Lo facciamo noi dopo. Lo facciamo un'altra volta. Perfetto. Pistacchi. Quindi i pistacchi sono, ecco, l'ingrediente bene base pistacchi. Per una prova di creatività. Va bene i pistacchi, dai. Pistacchi, senza nessun tipo di forzatura, sono già sul vostro tagliere. Prodotto comunque anche questo, costoso, soprattutto se italiano, va elaborato e questa volta creatività è uno dei, un buon 20% del voto, quindi la decorazione, eccetera, possono starci, la forma. 45 secondi per tema, prendi tutto, via! Prendi tutto, via! Oh, lime! Del pesce cotto, sembra baccalà, merluzzo quindi. Vedo del sesamo, quella cosa bianca, sapendo da dove arrivi, credo sia burrata. Vai, cos'è burrata? Ah, yogurt greco. Ah, yogurt greco, perfetto, vedo roba bianca, monticata. Una pastina lì che non capisco cosa sia. Curry verde. Curry verde, uova. Maria Luisa esce con le uova, anche lei, latte. Qua è dolce mi sa, eh? Cioccolato bianco, cioccolato nero. Beh. Pistacchi possono elaborarli come vogliono. Zucchero, burro. Ema esce con delle patate bollite, taralli. Ultimi secondi, farina. Stop il tempo, stop il tempo. Avete un po' più tempo adesso, scusate il gioco di parola, per fare un piatto buono ma creativo, dove i pistacchi siano i protagonisti. Mi raccomando, via, 12 minuti. Sì. Mi faresti il trito di baccalà al coltello? Assolutamente sì. Vai, tu sposta tutto dal tagliere e io mi metto qua accanto a te, mi prendo un altro tagliere, così non ti do fastidio. Allora, raccontami prima velocemente che tipo di ricetta vuoi fare. Allora, faccio delle polpette in crosta di pistacchi, polpette di baccalà. Allora, quindi? Saranno, diciamo, profumate al lime e, diciamo, con un po' di spinta del tabasco. Lo metti dentro il tabasco direttamente? Il tabasco lo voglio mettere nell'impasto, sì. Dentro metterai i pistacchi o li pani nei pistacchi? Il pistacchio va fuori e anche nella salsina di accompagnamento di yogurt greco. Allora, io direi che il pesce, io te lo stavo tagliuzzando, ma visto che è un pesce trattato con sale, quindi automaticamente quando lo reidrati e poi addirittura lo cuoci, questo pesce nella parte grassa, tra virgolette, che ha tra, perché è magrissimo, tra una sfoglia e l'altra, il sale si mangia quella parte lì, che fa un po' da collante tra le parti muscolari. Quindi dopo, più che tritarlo al coltello, basta semplicemente spaccarlo con le mani e soprattutto mentre lo fai trovi le lische. Dimmi se ti va bene così, se no lo faccio più fino. Un filo più fino, poco, grazie. Ok, allora, quindi crocchette, base patate, pesce dentro, mi piace. Poi voglio fare una panatura di taralli, quindi sarà una doppia panatura per fare più croccante. Dovrebbe venire l'interno morbido e la crosta croccante. Quindi farai pistacchi e taralli fuori? Sì. Aspetta, ricordiamoci una cosa. I taralli, se li sbricioli, sono fini. Il pistacchio invece è un po' più spessino. E il pistacchio è il tema. Il pistacchio, esatto, deve essere il tema. Io ne metterei un pochino anche dentro. Di pistacchio? Non hai lo zucchero? E questo cos'è? Zucchero? Penso di sì. Buongiorno. Che fai? Io faccio una crepe cuore verde di pistacchio. Interessante. Quindi prima di tutto si fa l'impasto delle crepe? Sì, eccolo. Vai, vai. Allora. Eccolo, un uovo. Un uovo. Allora, qua c'è cioccolato bianco e cioccolato scuro, fusi, sì. Quindi saranno la finitura? Saranno le salse? Sì, saranno le salse, però un pochettino di cioccolato bianco va dentro alla crema di pistacchio. Quindi cuoci un cuoci farò una farcitura di pistacchio. E la crema la fai cioccolato bianco e pistacchi tritati. Bravo. Ok, se vuoi sbatterlo usi una forchetta perché con il cucchiaio non si sbatte. Sì, lo so. Sei però sposata, sei fidanzata, sei felicemente fidanzata? Si può dire? Abbastanza. Lo salutiamo o no? Salutiamolo. Salutiamo uno! Salutiamo Cesare! Ciao Cesare! Ciao Cesare! Ciao Cesare! Ok. Ok. Cesare, qual è il piatto forte che fai a Cesare? No, lei mica glieli fa! No! E noi gli accordi erano questi! Non cucino! Cesare, lei c'è, oh! Sia chiaro che cucino io, eh! Ha fatto Cesare, lei va bene, va bene! Vergogna! No, vai, vi stiamo un po', vi stiamo! Mi hai dipinto una cosa comunque, cambiamo discorso! Mi hai dipinto una cosa? Sì, perché tu sei una disegnatrice fantastica a letto! Sì.
Ma che tipo di stile hai? A proposito di Salvatore Dalì, che prima avevano citato. Basta, basta, aggiungi altre cose. No, è posta, va. Se no viene lo zoppatore. Scusami, ma... Vai, allora, queste delle... Aspetta, fermi tutti. Allora, no, respira. Ho preso la frutta. Dai. No, dimmi solo una cosa. Sono qui per aiutarti. Questa è per le crespelle? Yes. E questa? È per le crespelle. E perché le fai? Ancora sto sul piatto. La separata. Che ne sai, Tessimo? Ma che non lo sai che sono separate queste cose? Mannaggia una cosa. Scusa. No, 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 va bene, va bene. Sto cercando di capire per darvi i tempi. Quindi cioccolato bianco ma nei pistacchi e quindi è pronta. Quindi c'è solo da cuocere le crespelle, immagino. Con la carta cucina si può togliere il burro in eccesso, sì. Mentre Ema sta pensando alle sue ex frantume tarali. Io non vengo da voi. Vengo da voi. Gli devi chiedere, no, vorrei sapere a proposito di Salvatore Dalì, no, volevo sentire che lei dipinge. Sei surrealista? No. È abbastanza. Anche la sì. Mi ha fatto un ritratto. Mi ha fatto un ritratto. Io l'ho visto. È Picasso. L'hai visto? L'ho visto. Io ce l'ho di là, non lo faccio vedere perché è bellissimo, però diciamo che... Come posso dirlo? È come se io fossi adesso nei suoi panni e con lo stesso attrezzo con cui sta facendo le crespelle io assaggiassi direttamente dall'attrezzo l'impasto delle crespelle. Sì, da questo. Quindi diciamo che lo terrò bellissimo in camerino. Io l'ho visto, è stupendo, ti ringrazio. Allora, diamogli tempo di concentrarsi così non sto più lì io. Loro ho visto che lavorano meglio da soli. Baru, come utilizzeresti i pistacchi in maniera un po' creativa? Un po' creativa, questo è difficile perché anche qui mi trovi con degli argomenti banali. Allora, io no, ci faccio la crosta di pesce col baccalà come sta facendo, è molto buono. O se no, nei dolci anche mi piacciono molto. Sai i macaron, quelli francesi che sembrano delle hamburghine di pistacchio, è il mio preferito. Ora vanno molto di moda, prima li avevo scoperti io, ero giovane a Parigi, ora sono dappertutto. Un giorno a Parigi. Un giorno a Parigi, mi ricordo quel macaron a pistache. Al pistache. Allora, Xaba, pistacchi. Io? Dolce o salato, intanto? Tutte e due, però adesso mi viene in mente cotoletta alla palermitana, forse perché l'ho mangiata lo scorso weekend, impanata nei pistacchi, buona, bella, insomma, succosa dentro e croccante fuori. Ah, pensavo perché ho mangiato in Sicilia spesso delle cotolette fatte col pesce spada. Eccola, vai, do quella lì. Adesso mi invento quella. Allora, ultimo check per dirvi che mancano 4 minuti 21 secondi precisamente. Qua si sta facendo l'impasto. Io vi aiuto a mettere gli ingredienti sotto, così avete un pochino più di spazio. Ti sposto lame e robe varie che potrebbero essere pericolose, visto che siamo già a 9 dita. Non le saltiamo. Esatto. Allora, tu hai qualche hobby? Allora, io sono un viaggiatore solitario, sono appena tornato da un on the road in Malesia, mi piace molto. Wow, raccontaci un piatto buono. Il piatto buono è il satay, che è lo spiedino di pollo con la salsa di arachidi. Fatene 1200 a testa quello lì fatto. Ne puoi mangiare 15. Sì. Belli dolciastri, glassati. Sì, buoni, ancora dolci, buonissimi. Da solo ti sei fatto questo giro? Sì, mi piace molto, l'ho scoperto da poco. Questo è il primo viaggio veramente impegnativo che ho fatto. Quanto tempo? 20 giorni. E vai in giro zaino? Zaino e spalla, sì, era la prima volta, ma lo rifarò. Io e Bauru non lo rifaremo mai più. Una volta e basta. Lusso sfrenato da ora in poi. Allora, Maria Luisa, mancano 2 minuti e 20. Sei a posto? Posso andare a dare. Posso andare a divulgare il. La prima il non viene mai. Il piatto palermitano che c'hai? Si dice che la prima non viene mai. Si dice. Se lasci la padella se sotto. Viene la seconda però... non è un problema. Se lasci la padella ferma, si cuoce tutto il resto. Sì. Il problema di Palermo è il ciaspico, ma ci sono dei prodotti pazzeschi da elaborare. Questa è sdoganata per tutta Italia. Allora, prendete un volo, andate a Messina e comprate dell'ottimo pesce spada italiano, possibilmente. Fatevelo tagliare un pochino più basso del normale, così potete anche non batterlo, altrimenti con un coltellino togliete la pelle dura e nera che ha il pesce spada, lo mettete tra due fogli di carta forno leggermente oliati. Questo lo potete usare sempre, questa tecnica, per battere un qualsiasi pesce che possa frantumarsi se a contatto col batticarne che tende a strappare. Quindi i due fogli vanno a pattinare sul pesce e lo appiattiscono un pochino senza stracciarlo. Lo salo appena appena e poi lo passo nella farina, albume d'uovo sbattuto e poi
in questo caso posso fare pan grattato e pistacchi. Un po' di pane ci sta, perché i pistacchi in granella fanno penetrare all'interno l'olio, quindi un pochino di pane insieme ci sta bene. Friggete in abbondante olio di arachidi ben caldo, e in questo caso, visto che nel sud Italia ci sono tantissimi agrumi profumatissimi, più che il succo che sul fritto non ci va, darei una bella grattugiata con le grattugie moderne, quelle che tagliano, non raspano, di bucce di limone sopra. Se i prodotti sono buoni, la semplicità in questo caso paga sempre, non sbagliate mai. Più facile di così, quest'anno non mi dite che non si possono ripetere almeno i miei piatti a casa. E se ve li siete persi, cuocheinfiamme.la7.it, 30 secondi per assaggiare l'elaborazione di pistacchi. Volete fare qualche domanda in velocissima? Saba, vuoi chiedere qualcosa a uno dei due? No, mi piacerebbe sapere come gli è venuta la passione della cucina e se cucinano spesso a casa, soprattutto un appassionato di viaggi. A casa non ci sta mai questo. Appunto. Però quando torno dal lavoro la cosa che mi piace di più fare è cucinare, lo farei sempre. Sì. Mi spieghi come si svolge la tua giornata tipo velocemente, cioè il tuo lavoro non... Il mio lavoro è soprattutto sul campo. Gira la crocchetta. Questo serve per togliere gli spaghetti. Io sono uomo, non so parlare. No, te sei cieco, guarda qua. Vai. È l'emozione, però se sbagli attrezzo le rovini. Vai. No, non le rovinare. Ultimi secondi, brava, vola. Ultimi secondi in piatta. Tu dove hai imparato a cucinare invece, Maria Luisa? Mio nonno era una persona che cucinava molto e mia madre mi ha trasmesso questa cosa. Però ho imparato, incredibilmente, e questo adesso Riccardo capirà tutto, dalle suore. Perché da piccolina, quando andavo dalle suore, c'era una suora che aveva capito che mi piaceva cucinare, mi portava sempre con sé in cucina e mi ha insegnato per la prima volta, io ho capito perché si lacrimava con la cipolla quando si apriva. Per cui poi vabbè, sei una... La potrebbero lacrimare anche loro se vedono quel risotto di prima, eh? Sicuramente, ma infatti stendiamo un velo e mettiamo il velo. Vediamoci con piatti di clausura. Stop. Ci sta. Beh, questa la puoi portare in caso... Sì, mi metti il piatto là sopra. Cos'è questa? È una salsina di... Ok, solo questa, dai. Vai. È una salsina di? Yogurt greco, curry verde, lime. C'è un po' di vacanze dentro a quel piatto, eh? Allora, intanto fatevi un altro applauso perché sono migliorati molto. Bravi, i piatti sono finiti. E visto che nella creatività spesso anche il nome crea aspettative, il nome del piatto? Baccalà al verde. È bollente? Purtroppo non hanno potuto stare a riposare. Secondo me è anche ripiena di un altro ingrediente che non ci dovrebbe stare. Hai messo uovo nell'impasto? Un po' di albume. Nell'impasto? Sì. Per legare un attimo, però solo il bianco. Cos'altro c'è dentro? E un po' di tabasco, e semi di sesamo, lime, e scorza di lime. Non è male, è una buona... c'è un po' troppo tabasco forse, okay, un po' troppo acido dentro. Lavora un po' più sulla panatura col pistacchio e renderlo proprio protagonista. Creatività... Insomma, mi aspettavo un po' di più, perché è un piatto abbastanza basico, baccalà e pistacchio, ormai si trova un po' dappertutto. Dimensione, un terzo di quelle che hai fatto e ti venivano perfette, eh? Scotta? No, vai, tranquillo. Ci sono pure le patate dentro. Diciamo meglio del risotto. E lì. C'è una cosa amara che mi sa che è tornata. Sai, io non l'ho assaggiato, però penso che la buccia degli agrumi, in questo caso lime, hai messo anche la buccia? Diventa amara in frittura. Non va mai fritta, mai cotta, sempre poi in fondo. E anche il tabasco, sempre magari come dressing in una salsina, perché se lo friggi l'aceto viene fuori forte, capito? Ma c'è proprio qualcosa, quasi di vorrei dirti, di guasto. No, ma lo dico seriamente, che secondo me è l'agrume fritto, secondo me. Non lo so, eh. Salto di là.
Ma il problema a mio avviso è proprio la consistenza, perché il pistacchio si perde ed effettivamente esce l'aceto e rovina un pochettino il retrogusto finale su due prodotti così buoni e delicati come un pesce. Cioè, il merluzzo comunque è un pesce anche raffinato, se vuoi, abbinato agli ingredienti giusti, e anche il pistacchio, però così insieme una consistenza che non... Ma dentro l'hai messo il pistacchio alla fine? Sì. Ma non si sente. Forse ho messo poco. Cambio? Si va sul dolce. Questo è un dolce, quindi. Questo è un dolce. Nome del piatto, Maria Luisa? Cuore verde con la forchetta che non c'è. Qui c'è il cioccolato bianco fuso, quindi pistacchio sono le mie cose preferite. Ah, giusto, il Barù va matto per il bianco. Quindi, se l'hai fatto male, guarda, mi deluderai tantissimo. Metto di qua, voglio vederti la faccia. Buona, molto buona. Azzardata. Però era la prova, purtroppo, era creatività col pistacchio. Bravo, Barù. E purtroppo mi hai... così, sai, un po' lei di ha messo, ha frullato anche dei pistacchi col cioccolato bianco. Sì, c'è un po' bianco dentro. Mm. Sì, però non è creativi, non è molto creativa la prova, scusa. Però è buono, me lo mangio, anzi, guarda. Hai messo più creatività nel piatto di prima che in questo, questo stai dicendo, Barù? Sì. Mi sa di sì. A parte i risultati, inteso come concezione. Non lo so, ma è... era un cuore. Non era si cuore capiva. Non l'ho capito. Non hai cuore. No, proprio un dolce, un dolce, un dolce, un dolce. Tanto la crespella è venuta bene. Si sente proprio il cioccolato. Il pistacchio senti una granella, ma non apprezzi il pistacchio. Quindi... non solo non c'è la creatività, ma non c'è manco il pistacchio. L'hai coperto un po' di... Come non c'è? Non è facile, perché se metti tante cose belle saporite rischi proprio questo, di coprire quello che è il protagonista. Allora, vado di qua che ci sono più pistacchi. Ecco. Sì. Tu colpisci sempre il cuore, Xaba. Vediamo. Perché... Luisa ha detto che questo era un cuore, o era il cuore di di pistacchio? Un cuore, col cuore al centro era l'essenza, il pistacchio, per cui all'interno del cuore verde. La crepe è ben fatta, complimenti. I sapori si amalgamano bene e si parlano bene insieme. Il pistacchio però non è messo poco in evidenza. È una crepe al cioccolato. Sì. Ah, yeah. È un'ottima crepe al cioccolato con una granella di pistacchi. Voti. Allora, Emanuele, la crocchetta con il baccalà, tabasco e i pistacchi che sono nella panatura fuori. Per poi passare a Maria Luisa, che ha fatto una crespella con un trito di pistacchi dentro, cioccolato bianco e cioccolato nero. Pistacchi, il tema, creatività, che è quella che chiedevano un po' più i miei giudici, un po' missing. Bravi allo stesso modo, 6 pari, 11 a 9, però vogliono di più.